ragazzi, sono Mario Vanno 96 in questo prossimo video. Raga, oggi siamo sulle 5 domande delle Olimpiadi 2024 e ci tengo a precisare che sono 5 domande relative al ciclismo. Quindi andiamo subito dentro con il video. Questa tipologia di video l'ho fatta anche per il Giro d'Italia 2024, per il Tour de France 2024, che vi consiglio se tante volte non avete visto questo video, o meglio questi video, e andatevi a recuperare, li trovate qui sul canale, se riesco me li lascio in descrizione. Quindi andiamo dentro con la prima domanda. Raga, è la prima Olimpiade che ho visto, siamo alla prima domanda, sarà quella del 2012 e poi via via tutte le altre, 2016, 2020 e molto probabilmente seguirò la Olimpiade 2024. Quindi andiamo alla seconda domanda. Eccoci qua. Domanda numero 2. Secondo te chi vincerà la prova in linea maschile e femminile? Allora, questa è una bellissima domanda. Prova in linea di ciclismo. Voglio fare questa... allora, la prova in linea femminile, raga, io mi permetto di dire, secondo me è la volta buona per Elisa Longoborghini, che dopo il Fiandre, dopo il Giro d'Italia, secondo me riuscirà a vincere l'Olimpiade. La prova olimpica femminile, secondo me, la riuscirà. Per quanto riguarda quella maschile, come avevo detto nel video pronostico, secondo me vince Mattia Van Der Poel. Infatti riconfermo questo nome. Andiamo avanti. Eccoci qua. Secondo te chi vincerà la prova a cronometro maschile e femminile? Allora, la prova a cronometro, la prova olimpica a cronometro maschile, secondo me la vincerà Remco Evenepoel. E invece per quanto riguarda quella femminile, secondo me la Van Dijk, secondo me Ellen Van Dijk, o potrebbe essere anche il turno della Vollering, come potrebbe essere anche il turno della Longo, questo si vedrà, però questi sono i miei nomi, raga. E per il momento mi focalizzo sul ciclismo, quindi se seguo pista, strada, mountain bike, quindi vabbè, tutto il resto, tutte le discipline come il ciclismo che si faranno alle Olimpiadi e poi altri sport non saprei proprio. Andiamo ora alla quinta. Ecco qua, ricordi un aneddoto delle Olimpiadi che hai seguito? L'aneddoto per noi italiani non è bellissimo assolutamente, e sto parlando delle Olimpiadi del 2016 quando vinse Greg Van Avermaet e ci fu la caduta shock, veramente una caduta bruttissima di Vincenzo Nibali in discesa, e penso ce lo ricordiamo un po' tutti, una caduta veramente per noi italiani ci ha lasciato quel cuore, mamma mia, momenti terribili veramente, raga. E poi bellissima vittoria di Greg Van Avermaet, questo senza ombra di dubbio, questo è l'aneddoto che mi ricordo, diciamo bello per la vittoria di Van Avermaet, ma brutto per la caduta di Nibali, veramente, per come pure aveva impostato la corsa Nibali, e cadendo poi a pochi metri a poco al traguardo, è stato abbastanza shock, questo senza ombra di dubbio. Quindi raga, le domande sono finite, fatemi sapere sotto la vostra, sotto nei commenti, la vostra opinione, rispondete a queste domande anche nei commenti. Raga, come ho fatto per il video del giro, il video del tour, taggerò qui sotto altri youtuber che comunque caricano, pubblicano contenuti sul ciclismo, come ho fatto anche nei precedenti video, e spero che mi rispondano, mi farebbe molto molto piacere, come hanno fatto